Benvenuti a una nuova puntata di Bene Italia. Oggi ci troviamo presso la Bottega Etica Glocandia di via Cristoforo Colombo 63 a Torino per parlare insieme a Giorgio Gallo, del direttivo GAS Coordinamento Gruppi d'Acquisto Solidale di Torino, dell'iniziativa Mi Illumino di Meno e di Commercio Solidale. Mi chiederete cosa c'entra un eco solidale con il risparmio di CO2, visto che si parla dell'evento Mi Illumino di Meno. In realtà, se pensiamo alle azioni che si possono fare per risparmiare CO2, quindi energia e quindi ambiente, ce ne sono tantissime, dallo spegnere ovviamente le luci, usare più luci più efficienti quando è il caso, dall'andare in bicicletta o a piedi e via di seguito. Molto, molto poco si pensa, questo abbia a che fare anche con acquisto di prodotti. L'acquisto ecosolidale tendenzialmente viene collegato con un discorso più etico. Si acquista ecosolidale perché le popolazioni locali hanno un reddito maggiore, per favorire uno sviluppo economico in paesi svantaggiati e via di seguito, o magari per avere prodotti anche di qualità molto più buona. Noi pensiamo ai prodotti classici dell'ecosolidale, che sono poi il cacao, lo zucchero, il caffè e via di seguito, però si parla anche di legumi, si può parlare anche di spezie e via di seguito. In realtà l'eco solidale ha molto a che fare anche con le emissioni di CO2, soprattutto perché è proprio un modello di sviluppo molto diverso. Quello che sono le economie dei grossi sistemi, quindi delle grosse multinazionali, innanzitutto partono da grossi disboscamenti, quindi vuol dire CO2 emessa, sia perché molti di questi disboscamenti avvengono con incendi che quindi caricano moltissimo il sistema, sia perché comunque il disboscamento, quindi il taglio di una foresta preesistente, è sempre un carico di CO2 importante. Chi opera nel campo, le piccole cooperative che operano in campo dell'ecosolidale, sono invece cooperative che si inseriscono nei sistemi esistenti, non fanno disboscamenti selvaggi e favoriscono anzi la riforestazione ovunque possibile. Un'altra partita è quella della modalità di coltivazione. Le multinazionali prediligono ovviamente concimi e fertilizzanti e pesticidi, che sono tutti derivati dal petrolio, mentre le piccole cooperative hanno dei sistemi molto più chiusi, utilizzano concimi prodotti localmente, riducono molto i pesticidi, molti sono quelli che producono anche in bio, e quindi a livello di petrolio come utilizzo e come emissioni correlate di nuovo si ha un abbassamento. C'è poi anche uno stile, diciamo, complessivo, le multinazionali, quindi come stile di vita, a partire dai dirigenti e via di seguito, sono stili di vita molto energivori. La multinazionale non paga molto l'energia e quindi ne usa tanta. Le piccole cooperative, viceversa, che devono stare sul mercato, fanno di tutto per ridurre e mantenere i consumi energetici sotto controllo. Anche questo vuol dire emissioni in meno. Quindi comprare ecosolidale significa favorire e contribuire a tenere basso il livello di emissioni nei paesi, diciamo, del terzo mondo, comunque nei paesi che hanno delle grosse pressioni speculative sul territorio. Ma diciamo che ci sono sicuramente, l'acquisto, come dicevo, è importantissimo, non solo tramite l'ecosolidale, che è uno degli elementi, ma anche tramite gli acquisti normali. Preferire non solo dei produttori locali, ma dei prodotti che non abbiano troppi trasporti e troppi passaggi e che arrivino soprattutto come materie prime, non da grosse produzioni di multinazionali che provocano devastazioni nel terzo mondo. Un esempio classico è l'olio di palma, che viene usato ormai dappertutto, ma deriva da deforestazioni, spogliazioni vere e proprie, massacri anche di popolazioni locali oltre che di animali, e quindi ha dei costi ambientali altissimi. Costa poco, ma il prezzo da pagare è molto elevato. Quindi la scelta, già cercare di capire da dove arrivano i prodotti e comprare dei prodotti di questo tipo, è importante. Il packaging è un altro problema, perché ovviamente più uso packaging, quindi plastica, carta e tutto, più ho dei consumi energetici a monte e di smaltimento, poi possono essere valorizzati o meno, ma comunque è sempre CO2 che se ne va. E poi quello che riguarda un discorso comunque di solidarietà nell'economia. Più io conosco la filiera, più so che i lavoratori sono pagati equamente e via di seguito, più facilmente l'intera filiera, diciamo, è sana, e quindi ha un interesse anche a rispettare maggiormente l'ambiente. In questo ci può anche essere il bio, nel senso che ridurre i pesticidi vuol dire ridurre chimica e tutto, lo vedrei come una seconda scelta. Dal mio punto di vista il bio, visto come scelta di salute, è un po' egoistico, vista come scelta ambientale può essere interessante, però
ci sono molte multinazionali adesso che sono entrate nel campo del bio, dove usano lavoro schiavizzato e deforestazioni pur non usando pesticidi, cioè non vuol dire che necessariamente il bio sia buono, è buono se tutto il resto del contorno è corretto.